nelle altare al popolo legale con il 18 marzo dell'anno 1615. Antioco di Sulci, se doveva essere un medico durante l'impero di Adriano, 117-138, e operava in Cappadocia e in Galazia, convertendo molte persone al cristianesimo. Incarcerato e torturato, fu esiliato in Sardegna, fu il primo martire cristiano in Sardegna. E perché noi a ritrovarlo, e queste ossa attribuite appunto a Sant'Antioco, delle quali però, scusate, faremo il carbonio 14, no? Ovvero per sapere il carbonio 14 è quell'esame che serve per datare la materia organica. Dico molto di questo sistema. Qui vediamo la cassetta col velluto, il legno sopra scritto, e qui con Sua Eccellenza il Vescovo e Monsignor Cani, il momento di preghiera prima di aprire. E come vedete qui stiamo mettendo giù le ossa, eccole qui, no? Vedete il sacro, il bacino, la scapola, una tibia col perone, le cosce, un'altra scapola, due peroni, lo sterno, ecco, le vertebre. A questo punto è stato necessario un esame antropologico, perché? Perché un antropologo di Chiara Fan ha determinati conti così chiamati antropometrici, risponde tutto, eccetera, se lavorasse molto, e lui lo dice soprattutto ad alzare pesi, e lo ratifica proprio. Quindi questo, voi sapete, è il fastidio che conserva il cranio, è mancante della mandibola, non c'è la mandibola, è andata persa. E riferisce sempre l'antropologo che in vita nell'arcata superiore ha perso solo due denti, e mentre gli altri facevano di via nel post mortem. Riferisce che come età biologica intorno ai 40 anni, e riferisce che la sua altezza è più o meno 166, più o meno è intorno a 1,70 m. Questa sua interessante relazione, vorrei soltanto ricordare un fatto particolarmente significativo, cioè, come voi sapete, le reliquie di Sant'Antioco, una parte erano qui a Sant'Antioco, una parte nella cattedrale. Per il quarto centenario, ecco, la cosa bella qual è? Che tutte le reliquie del Sant'Antioco vengono presentate alla venerazione dei fedeli, cioè tutte le reliquie. Si comporrà un reliquiario, dentro questo reliquiario saranno messe tutte le reliquie del santo e rimarrà esposto per un intero anno. E qualora la bellezza di riappropriarci in qualche modo, no? Di questo corpo santo, in quella che oggi è la sua integrità per l'oggi, no? E i fedeli potranno per un anno intero avere la gioia delle reliquie. Saranno sistemati in questo reliquiario che si va preparando e saranno portate solennemente, come si faceva nell'antichità, dalla chiesa cattedrale, dove partiranno, verranno in grande processione a Sant'Antioco il giorno 12 di aprile, il giorno in cui inizia la novena. Quindi si porterà solennemente il reliquiario con tutte le reliquie, arriveranno a Sant'Antioco, la comunità di Sant'Antioco accoglierà, no? Il corpo del santo per dire grazie a Dio di averci dato un compagno di viaggio. Come diceva il Vescovo, il Santo Padre Francesco ha concesso un anno santo straordinario che sarà proclamato solennemente durante la celebrazione eucaristica nella Basilica di Sant'Antioco.
dove procede l'apertura della porta, riceve l'evangeliario segno di Cristo risorto, entriamo con calma. Splendor.